Buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità. Oggi per noi è una giornata importante ed è una giornata di lavoro. Ed è una giornata di lavoro che comincia male, perché di stamattina l'ennesimo annuncio di una multinazionale che lavora nel nostro paese, la Glencore in Sardegna, che ha deciso di mettere in cassa integrazione 400 persone, un indotto di circa 1.200, perché non riesce più a sostenere i costi dell'energia. È l'ennesimo annuncio di una serie che purtroppo viviamo quotidianamente. Il ministro Cingolani ha ben spiegato la genesi della nostra iniziativa. Io provo a dirla anche così, possiamo dirci in maniera molto franca che la genesi di questa iniziativa è nata dalla preoccupazione di tutti, delle parti sociali, del sindacato, della Confindustria Energia, perché ci siamo resi conto che l'idea che il Paese stava mettendo in campo per affrontare i grandi processi di cambiamento che riguardano il mondo, riguardano l'Europa, riguardano il nostro Paese, forse non era proprio, come dire, perfettamente adeguata alle condizioni del nostro Paese. Noi abbiamo espresso un giudizio. Lo dico in maniera molto franca, proprio perché penso che oggi sia una giornata di lavoro e di confronto in cui dobbiamo dirci serenamente e francamente le cose. Noi abbiamo espresso un giudizio complessivamente con le organizzazioni sindacali sui contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non è stato un giudizio positivo, ma non per i contenuti, diciamo così, di carattere generale. Noi abbiamo criticato il fatto che quel piano, che contiene una visione rispetto al futuro, fa un'ottima fotografia della realtà, uno scenario, come dire, molto reale delle condizioni del paese, parla molto del futuro, cioè di quello che dovremo fare nel 2030, nel 2050, ma non affronta la transizione. Cioè, quando noi diciamo che la parola stessa transizione significa un percorso che dobbiamo tutti insieme affrontare per cercare di mettere al riparo il sistema industriale del paese, il paese anche dal punto di vista sociale, non solo industriale, rispetto agli effetti dei grandi processi di cambiamento a cui dovremo assistere nei prossimi anni, critichiamo il fatto che quel percorso per noi non rappresenta in questo momento un percorso di transizione. Noi non siamo quelli che frenano, lo voglio dire in maniera molto chiara, perché poi è facile, come dire, che ci si presti anche a critiche da questo punto di vista. Noi anzi siamo quelli che vogliono accelerare nel processo di transizione, perché gli obiettivi che l'Europa ci ha indicato sono obiettivi ineludibili per tutti, sono obiettivi che dobbiamo tutti insieme raggiungere, ma per raggiungere quegli obiettivi senza rischiare di diventare un prato verde, come ha detto Paolo Pirani, ma come ha detto anche Romano Prodi qualche tempo fa in una sua intervista, dobbiamo cercare, come dire, di fare il meglio per accompagnare il processo di transizione. Perché, come dire, noi non partiamo tutti dalla stessa condizione. L'Italia è un paese particolare. Proviamo a guardare la realtà dei fatti, proviamo a non fare voli pindarici e stare con i piedi per terra. Noi siamo un paese che dal punto di vista industriale è costituito per il 90% di piccole e medie imprese. E se non vogliamo che la transizione sia un problema risolvibile solo dalle grandi multinazionali, dai ricchi, come li definiva Paolo, ma che possa interessare anche quel vasto tessuto industriale che è a valle delle attività dei grandi gruppi multinazionali, dobbiamo fare in modo che queste imprese abbiano la possibilità di rispondere al cambiamento. Noi siamo un paese che non ha materie prime, siamo un paese fortemente energivoro, siamo un paese trasformatore e abbiamo la necessità di tener conto del fatto che alcuni settori del nostro produttivo del nostro paese, quelli che noi definiamo hard to abate, saranno settori difficili da riconvertire. Le acciaierie, i cementifici, tutta la petrolchimica, la chimica, la ceramica, il vetro, sono settori che per la loro caratteristica di esercizio avranno delle difficoltà ad andare in una certa direzione. Allora, il processo di cambiamento deve tener conto di questa condizione del paese. Questo non significa frenare, significa fare i conti con la realtà. E allora, se dobbiamo fare i conti con la realtà, io penso che noi dovremmo ragionare anche su alcune scelte che la politica ha fatto nel corso degli ultimi anni, che oggi
alla luce di quello che sta accadendo, si dimostrano scelte non coerenti con il percorso che dobbiamo affrontare. Ma ne cito alcune perché mi sembrano, come dire, significative. Noi abbiamo un gap tecnologico che dobbiamo recuperare rispetto a quello di altri paesi. Noi per tanti anni, e abbiamo fatto bene, lo voglio dire in maniera chiara, abbiamo fatto la scelta di finanziare la crescita, la nascita e la crescita delle fonti rinnovabili nel nostro paese. Tutti noi, quando andiamo a pagare le nostre bollette, paghiamo una quota che è servita a finanziare il mercato e la crescita delle fonti rinnovabili. Benissimo, obiettivo condiviso e nobile. Dopodiché io chiedo al governo, abbiamo mai pensato di sviluppare nel nostro paese una filiera industriale atta a produrre quella tecnologia? Noi le paleoliche e i pannelli fotovoltaici li compriamo all'estero, non ha prodotto un solo posto di lavoro quei 12 miliardi di euro all'anno che abbiamo dato a quel tipo di finanziamento. E lo dico perché rischiamo di correre lo stesso rischio con la tecnologia che serve per affrontare la transizione energetica. Le batterie, paradossalmente, noi diciamo dobbiamo aumentare la produzione da fonti rinnovabili, benissimo. Dobbiamo passare dal 20% che ci garantisce eolico e solare al massimo possibile, arriviamo al 40% scarso con l'idroelettrico, con la geotermia, con le biomasse. Se vogliamo aumentare il potenziale generativo di queste fonti, noi dobbiamo pensare che queste fonti per loro natura sono fonti discontinue, servono le batterie, servono i sistemi di accumulo, li produciamo nel nostro paese? No! Vogliamo tutti fare l'idrogeno verde? Bene, benissimo, acceleriamo in questa direzione. Per fare l'idrogeno verde servono gli elettrolizzatori, li produciamo nel nostro paese. Allora, se insieme ai processi di cambiamento, se i processi di cambiamento non si accompagnano ad un'idea di politica industriale che metta a terra la possibilità che vengano costruite quelle filiere industriali, noi saremmo comunque in ritardo rispetto a questa condizione. E poi ci scopriamo tutti meravigliati e sorpresi quando le bollette del gas aumentano del 40% dalla sera al mattino. Anche qui, per parlare di scelte politiche che io penso in qualche modo dovremmo rivedere. Dati Nomisma, quindi non è che li abbiamo inventati noi. Noi potremmo utilizzare come fonte, come vettore di transizione il gas, e potremmo utilizzare quello che il nostro paese produce, potrebbe produrre. Il costo di produzione del gas che potremmo estrarre nei giacimenti che sono di fronte alle coste dell'Adriatico, Ravenna, costerebbe 5 centesimi al metro cubo. Noi abbiamo impedito da qualche anno a questa parte che ci fosse la possibilità di continuare a estrarre gas, poi non lo facciamo noi da questa parte dell'Adriatico, lo fanno quelli che stanno sulla sponda opposta e ce lo rivendono a noi al triplo del prezzo, e continuiamo a pagare il gas ai russi e ai paesi del Nord Africa 55 centesimi al metro cubo, e poi ci meravigliamo se le nostre bollette aumentano di quell'entità. Qui non si tratta di pensare all'utilizzo del vettore gas da qui all'eternità, perché è una fonte fossile, dobbiamo abbatterla, così come stiamo dicendo che bisogna eliminare il carbone, ma si tratta di capire che quel vettore in questo momento è indispensabile per il nostro paese dal punto di vista della sostenibilità industriale del paese. Se non vogliamo perdere competitività, se vogliamo continuare ad essere il secondo paese manifatturiero in Europa e il settimo paese industriale del mondo, i conti con la realtà dobbiamo farli. Ho iniziato parlando della Sardegna. La Sardegna chiuderà le centrali a carbone nel 2027, adesso sembra, perché nel 2025 non si riuscirà a farlo, ed è un problema. Dopodiché ci vogliamo chiedere perché la Sardegna è l'unica regione d'Europa dove non è possibile portare il gas. Cioè, come è pensabile che quella regione diventi una regione subalterna al fatto che ci sarà un cavo collegato dalla Sardegna al continente e che fornirà energia? Le attività industriali di quella regione come si sosterranno? Queste
queste sono le condizioni con cui dobbiamo fare la realtà. E poi c'è tutto l'aspetto sociale. Io su questo chiudo per non farla troppo lunga. Noi rischiamo di pagare un costo sociale devastante se non mettiamo a terra un sistema di protezione che garantisca una giusta ed equa transizione. Non lo diciamo solo noi, lo dice l'Europa. I documenti della Commissione Europea, i documenti dei sindacati europei, la Confederazione Europea dei Sindacati, Industriall, che è il sindacato delle nostre categorie, parlano di giusta transizione, giusta dal punto di vista industriale, giusta dal punto di vista sociale. Ma se deve essere giusta dal punto di vista sociale, i lavoratori devono essere i protagonisti di questo processo di cambiamento. Se noi non rendiamo i lavoratori protagonisti dei processi di cambiamento, se non li facciamo diventare attori principali del cambiamento, se il sindacato e le parti sociali non diventano agenti del cambiamento, noi non avremo resilienza, avremo resistenza da parte di quei soggetti a cambiare. Perché se la prima preoccupazione che un lavoratore ha nel momento in cui si rende conto che il mondo sta cambiando è quella di perdere il proprio posto di lavoro, noi con quei lavoratori dovremmo farci i conti, dovremmo andargli a spiegare che la direzione del mondo è quella. Ma per andare in quella direzione il primo sacrificio che bisogna fare è perdere l'occupazione. Non è sostenibile questa cosa. Il fondo speciale che abbiamo chiesto nel manifesto per sostenere i processi di transizione, a questo deve servire, per accompagnare questi processi, perché non possiamo lasciare nessuno indietro, perché c'è bisogno di riconversione professionale, c'è bisogno di mantenere le competenze. Ripeto, c'è bisogno di far sentire le persone protagoniste del cambiamento. E allora io penso che noi con questo manifesto di questa mattina abbiamo provato a colmare quel percorso. Quello che secondo noi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va colmato, va integrato, quello spazio che va riempito. E cioè dobbiamo decidere insieme come fare questo percorso, come affrontare la transizione. E dobbiamo farlo oggi. Perché, come ha detto giustamente il Presidente del Consiglio, le scelte che riguarderanno il futuro del Paese, esistenziale, utilizzare il Presidente del Consiglio come termine, io sono assolutamente d'accordo, è un problema esistenziale. Se vogliamo che i prossimi 30, 40, 50 anni il Paese sia in una condizione migliore, con un modello sociale migliore di quello che abbiamo lasciato prima della pandemia, le scelte vanno fatte oggi. Oggi vanno fatte le scelte e queste scelte devono vedere protagoniste le parti sociali, i lavoratori, le imprese e il sindacato. Grazie.